Bentornati a tutti nella mia galassia, io sono Shark e come sempre vi invito a iscrivervi al canale. Vedrete un pollo comparire sullo schermo, quindi se giocate a New World vi invito a entrare nella mia gilda di New World. Tutti i dettagli sono qui sotto al video e oggi si parla di Cyberpunk 2077. CD Projekt Red commenta gli aggiornamenti PS5 e Xbox Series X sia di Cyberpunk 2077 che di The Witcher 3, rivelando che potrebbero non essere rilasciati nel 2021. Anche se sembra che la marea iniziale di Shitstorm, giustissima, okay, stia lentamente cambiando e si stia acquietando per Cyberpunk 2077, c'è ancora ovviamente molta strada da fare prima che molti lo considerano completamente riscattato da ovviamente il suo lancio. CD Projekt ha rilasciato un sacco di correzioni di bug, aggiornamenti e altro ancora. E l'ultimo aggiornamento 1.3 ha anche iniziato a inserire nuovi contenuti. Poche cagate, ma li ha inseriti. Tuttavia, molti vogliono ancora vedere che cosa è nei piani futuri di CD Projekt per quanto riguarda gli aggiornamenti dei DLC e le espansioni, che avranno in teoria un impatto molto grosso sul gioco. E ovviamente vogliono anche la versione di PS5, di Xbox Serie X e non soltanto di Cyberpunk 2077, quindi del gioco nuovo, ma anche di The Witcher 3. Il problema fondamentale è che nell'ultima, diciamo, riunione con gli azionisti, CD Projekt ha affermato che sia la versione PS5 che Xbox di entrambi i giochi potrebbero allungare di non poco le date di rilascio previste. Quindi non verranno probabilmente rilasciate nel 2021, o comunque verranno rilasciate entro la fine del 2021, e che, ha sottolineato, questa scelta è fatta per far sì che le versioni attuali, quindi le versioni nuove che dovranno uscire, devono essere perfette e non avere alcun tipo di bug, o comunque non avere, diciamo, lo schifo che c'è stato al lancio del gioco. Per questo CD Projekt sta prendendo tutto il tempo del mondo per far proprio uscire la nuova versione del gioco per le nuove console nel miglior modo possibile. Come ultime cose, il capo aziendale, diciamo, Michael, ha deciso di farci sapere che un terzo della società è nello sviluppo delle versioni PS5, Xbox Series X, sia di The Witcher 3 che di Cyberpunk 2077, e che probabilmente, o meglio, tutti gli aggiornamenti che deriveranno da The Witcher 3 per Switch è stato dato a un team esterno, quindi loro si stanno totalmente concentrando per l'uscita sulle nuove versioni. E niente, diciamo che per molti fan questa potrebbe essere un'arma leggermente a doppio taglio, perché molti ovviamente non vedono l'ora che arrivino questi aggiornamenti per giocare di nuovo, io compreso ovviamente, sia The Witcher 3 e a dare un'altra possibilità a Cyberpunk 2077. Allo stesso tempo CD Projekt è chiaramente consapevole che se entrambi i giochi facessero schifo nelle versioni PS5 e Xbox Series X, questa sarebbe una mazzata a cui probabilmente la società non si riprenderebbe più. Quindi, come al solito, voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Per me CD Projekt ci sta mettendo un po' troppo tempo a far uscire le nuove patch per Cyberpunk 2077 e io non ho provato l'ultima perché ho ovviamente la partenza di New World e quindi tutta la gilda da tenere in piedi. Come sempre vi invito che se giocate per casa New World c'è il pollo e ci sono tutte le descrizioni per entrare nella nostra gilda. Abbiamo una community, siamo più di 100 giocatori, quindi siamo già una grossa gilda. Siete tutti benvenuti. E noi ci rivediamo con il prossimo video e GG a tutti quanti.